Ciao a tutti amici e ben ritrovati all'interno del mio canale YouTube. Wow, oggi sono anche un po' emozionato perché il video che voglio proporvi è qualcosa di inedito e mai visto all'interno della piattaforma. Ed è per questo che vi invito a lasciare un mi piace a questo video e anche un commento al termine della visione dello stesso, perché cercheremo di rompere quasi una parete che fino adesso è rimasta sacra, perché avrete visto tutti sicuramente il video caricato da Fede Marconi all'interno del suo canale YouTube e quindi la partita della YouTuber League tra Juventus e Inter, ma quello che ancora non avete visto è l'analisi della mia prestazione all'interno della stessa, perché Fede ovviamente è andato a tagliare le cose belle e le cose brutte che non erano comunque all'interno magari di un contesto abbastanza accattivante, ma io oggi voglio andare nel dettaglio, come io faccio la pagella sui calciatori, come io faccio la pagella alla termine l'analisi della partita. Io voglio analizzare la mia partita e per farlo oggi c'è una novità, perché andremo all'interno del dettaglio con i video che Fede mi ha fornito in maniera integrale, in cui sono andato a ritagliare ovviamente tutta la mia prestazione, ma non solo, anche con dei veri e propri dati. Avete capito bene? Come facciamo praticamente tutte le volte al termine della partita della Juventus? Andiamo a vedere le statistiche dettagliate di quello che sono riuscito a portare a casa nel bene o nel male. È per questo che voglio presentarvi lo sponsor di oggi, dato che questo video intero si basa su un device senza il quale sarei stato incapace di raccogliere dati. E quindi vi presento Xseed. Sì, ma che cos'è Xseed? Xseed è il prodotto che ho utilizzato per giocare la YouTuber League, la partita tra Juventus e Inter. Xseed è il nuovo parastinco creato e ideato da Soccerment, che già conoscerete per via delle pagelle e delle analisi che trovate tutti i giorni sul mio canale dopo le partite. Xseed è il nuovo parastinco intelligente. Basterà scaricare l'applicazione ufficiale all'interno del tuo smartphone e grazie a 5 sensori avanzati potrete raccogliere dati ad ogni utilizzo, ad ogni partita. Potrete migliorare le vostre prestazioni tecniche, atletiche e tattiche, farvi notare dai migliori club europei e ottenere visibilità e analizzare i vostri dati all'interno del vostro smartphone per iOS o per Android. Xseed è testato e sviluppato con club di Serie A, staff tecnici e giocatori. Insomma, grazie a Xseed avrete accesso alla stessa tecnologia dei top player europei e potete tracciare ogni aspetto del vostro gioco direttamente sul vostro smartphone con una semplice app e un semplice parastinco. Ma Xseed non è un semplice parastinco. Vi faccio un semplice tutorial. Indossate Xseed, scaricate l'app, iniziate a giocare e attendete il risultato. Questo è tutto quello che dovrete fare. Siete interessati all'acquisto? Beh, passate dal link qui sotto in descrizione. Prendi parte alla rivoluzione e ottieni il vantaggio competitivo che meriti. Xseed è disponibile ora. Ragazzi, è proprio grazie a Xseed che sono riuscito a creare la player card della mia partita. E quindi concentratevi su quella che è l'analisi video della mia partita con il mio voiceover mentre vado a commentare tutte le mie gesta, perché al termine poi cerchiamo di analizzare anche tutto quello che è stato tramite la player card. E quindi via le immagini e poi andiamo nel tecnico, nello specifico. Eccoci qui, è Juventus Inter, è la prima di YouTuber League. Io e Gnabry parliamo con un arbitrino, ci diamo un 5 di incoraggiamento e poi salutiamo tutti i nostri avversari, segno di sportività evidente. Si inizia subito, io inizio il primo tempo da esterno e guardate come mi saltano e qui penso, aia, se è tutta così la partita c'è da ridere. Io ragazzi non gioco esterno, lo sapete bene e qua si fanno vedere subito i primi momenti di difficoltà dove regalo pallone anche agli avversari. Rincorsa all'indietro su Gunther, meno male che la tocca due volte e riesco a chiudere in calcio d'angolo, ma qui c'è il mio assist per il gol di Fratino, il gol del 3-1, eravamo sotto purtroppo di 3 gol e da calcio piazzato non mi sembrava vero, l'ho visto da solo, ho detto dai, vai e col mancino butta subito dentro, andiamo ad esultare. Michele, e qua c'è la prima sponda in assoluto, abbiamo capito di iniziare a giocare così, qua stavo per perdere una gamba, volevo agganciare e infatti seconda sponda e inizia l'intesa con Fratino, purtroppo non riusciamo a concludere, infatti poi
mi arrabbio anche un pochino con lui alla fine, come potete vedere da quelle mani lì. Secondo tempo decidiamo di cambiare e vado davanti, e un pochino personalmente la storia cambia, perché il primo tempo veramente l'avevo giocato malissimo. Vado subito a recuperare questo pallone e poi Fratino non riesce ad andare avanti, ma iniziamo a giocare praticamente di sponda io e lui. Guardate come ci troviamo, palla che ritorna, non riusciamo a concludere, ma ci siamo ancora una volta, ci riproviamo, sempre lo stesso schema, e qua ragazzi, boom, che gol incredibile. Poi ve lo farò vedere anche da un'altra inquadratura dall'alto, ma veramente questo gol è stato clamoroso, poi cercheremo di analizzarlo nel dettaglio. Grandissimi ragazzi che iniziano a crederci, il gol del 3-2, riporto la palla al centrocampo, non esulto praticamente neanche, c'è bisogno di pareggiare questa partita, c'è bisogno di giocarla. E quindi ancora qua Michele, dentro per me, che provo di prima, un gol incredibile sarebbe stato, purtroppo non è venuto. Allora un po' di pressing, andiamo a recuperare questo pallone, ancora all'indietro, palla nostra. Michele in verticale, subito da me che apro alla ricerca di Fratino, che capisce alla grandissima, poi purtroppo non riusciamo a concludere al meglio questa azione. Ancora una volta apertura a mantenere il possesso palla, Michele, palla lunga, vado subito a cercare di metterla giù e poi Pierino con il fisico mi taglia fuori, ci ho provato. Dentro per Nick che in verticale viene a cercarmi, non riesco a trovarla, ma ci riprovo come in occasione del gol, quasi la stessa dinamica. A un certo punto ancora io vado di scarico, ho fatto solo praticamente del gran lavoro di sponda e qua mi dispero perché lei aveva messo un pallone interessante ma mi è mancato qualche centimetro. Siamo ancora qui in occasione di Nick che va a cercarmi, alta la zampata, la zampogna praticamente, e qua provo ad avvitarmi per cercare il gol di testa. Recupero il pallone in occasione del gol del 4-3 mi pare, e poi qui purtroppo invece mi faccio male, vado giù in un contrasto con Gunther, il ginocchio mi cede, cercano di tirarmi su ma... ragazzi, ero veramente malmesso, io ho questo problema al ginocchio che mi porto dietro da un po' e inizierò a zoppicare in campo. Infatti Pippo si rimette le scarpe, pronto a rientrare, vedete come la corsa non sia abbastanza fluida. Ma qua provo di testa a cercare l'imbucata e ancora una volta manteniamo il pallone, altra sponda, ancora possesso e poi ci riproviamo ancora una volta io e Fratino, che ci intendiamo molto bene e ci guadagniamo il calcio di punizione da cui nascerà il 4-4. Infatti andiamo ad esultare tutti insieme perché sappiamo che stiamo facendo un'impresa. Esco per Pippo, il ginocchio mi fa male, ma poi rientro pochi istanti dopo e addirittura andiamo a cercare anche un altro gol, Juventus che ribalta completamente il pronostico rispetto al primo tempo, e qua purtroppo finisce la mia partita perché un crampo mi costringe al cambio, come potete vedere dalle mani sono costretto a mollare. Qua però il gol del 6-5, torno in campo per calmare i ragazzi, dirgli che la partita non è finita, ma allo stesso tempo poi mentre mi allontano verso la panchina, sempre dolorante, non posso fare altro che mostrare il tatuaggio con scritto fino alla fine, ma non è finita. Purtroppo ai rigori, io tra l'altro batto i rigori nella mia squadra, qua Fratino mi dice di fare una finta, ma io conosco un solo modo per battere i rigori, e cioè di potenza, di puntazza. Questa porta è abbastanza piccola rispetto a quella da 11 solito, parto con la punta, ma purtroppo sbaglierò questo calcio di rigore, Fantabet me la prende e non riusciamo a buttarla dentro, i primi tre rigori li sbagliamo tutti, sconsolatissimo perché ero convintissimo di fare gol. Però poi alla fine qua Fene fa il miracolo, l'ennesimo miracolo, e riusciamo a vincere questa partita incredibile, parte la festa con anche i tifosi, veramente una botta, un'emozione unica, incredibile, indimenticabile. È stato veramente un momento di alto, altissimo livello. Grandi ragazzi, bravi. E quindi Luca Toselli, match session analysis. Allora, posizione. Qua è stato inserito alla destra perché all'inizio sono partito effettivamente come alla destra, come avrete visto, e non è andata particolarmente bene perché non mi sento proprio tanto a mio agio in quella posizione, non ho nel passo, nella fisicità, nemmeno l'esperienza del ruolo ricoperto. Io solitamente gioco davanti anche nella mia squadra amatoriale, perché ovviamente voglio che sia ben chiara una cosa, ma l'avrete visto voi dalle clip, l'avrete visto voi dal video di Fede, anche chi era presente lì, non sono nulla di eccezionale, sono discretamente scarso nel giocare a pallone. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 16 anni, una roba del genere, praticamente ho fatto l'ultimo anno di juniores e poi sono passato a una prima squadra un paio d'anni di terza categoria, e ormai è da 8-9 anni che gioco nel campionato amatoriale WISP all'interno della categoria della provincia di Ferrara, quindi non sono assolutamente niente, sono una punta da 2-3 gol a stagione, tranne un'annata in cui ne ho fatti 10,
30 anni, appunto, dato che, come vi dicevo, è ormai una decina d'anni quasi che gioco nel campionato amatoriale, è il mio piede preferito, è il destro preferito, che già lì non è che vengano fuori chissà che cosa, però sicuramente non sono un esterno, sicuramente non sono un centrocampista, come mi è capitato di giocare tra l'altro l'ultima partita nella quale eravamo in emergenza più totale, nella quale abbiamo inserito noi un centrocampista in porta, e sarebbe stato veramente divertente farvi assistere a determinate scene in fase di impostazione e di transizione, perché a centrocampo vi lascio immaginare, abbiamo perso 1-0, poteva andare decisamente peggio. Direi di passare un attimo alle caratteristiche, alle statistiche dal punto di vista tecnico. Un gol, un assist, 4 tiri, 24 tocchi in totali, l'80% col destro, il 20% col sinistro. Che oh, pensavo decisamente peggio, credevo di usare il sinistro soltanto per scendere dal letto, e invece un buon 20%, praticamente 1 su 5, dai, mica male. Statistiche atletiche, ho giocato 56 minuti. Perché tra recupero e infortuni e sostituzioni, dato che sono stato anche in panchina a un certo punto, ho corso la bellezza di 2,2 km, 56 minuti, proprio una maratona praticamente, e ho raggiunto al massimo i 25,2 km orari, proprio un fulmine di guerra, ragazzi, uno scatto di quelli irresistibili. High speed running, 100 metri, e ho fatto due sprint maggiori di 18 km orari, proprio veramente. Una roba incredibile. In sprint ho percorso una distanza di 16 metri. Quindi veramente, se state cercando le rete di Usain Bolt, eccomi, sono io, sono qua. Cerchiamo di capire però dove ho toccato maggiormente la palla all'interno del campo da calcio. E quindi eccoci qua. Come potete vedere c'è il pallino battuto del calcio d'angolo dove nasce l'assist a Fratino. C'è anche la posizione incredibile da cui ho tirato per fare il gol. E poi maggiormente concentrato sul centrodestra, dato che sono partito lì, ok, e poi mi sono spostato invece in posizione offensiva, dove ho giocato molto di raccordo tra il centrocampo e l'ultima posizione, che era appunto la mia, per cercare di far venire fuori anche il talento, la tecnica di Fratino. E sono convinto che il secondo tempo questa inversione di tendenza tra me e lui abbia funzionato e sia stata anche alla base, no, della rimonta che siamo riusciti a compiere nel finale, perché lui è molto bravo a trovare gli spazi, lui si fidava molto nel secondo tempo nel venire a cercarmi, perché sapeva che la palla poi gli sarebbe tornata indietro per cercare anche il tiro in porta pulito. Ci siamo trovati molto bene e penso che questa sia stata la modifica tattica più efficace per far venire fuori anche la Juventus e non solo l'Inter. Terminiamo con un heat map nella quale sì, sono stato veramente poco in difesa, mai praticamente sulla fascia sinistra, anche se comunque il mio gol nasce da una posizione mancina dove tiro col destro, e bene o male sono stato principalmente all'interno della loro tre quarti offensiva, proprio per cercare di venire incontro, giocare di sponda. Come avete visto, ho giocato tantissimo di sponda proprio per far venire fuori il talento di Fratino, che era il giocatore con più possibilità di far male all'Inter. Abbiamo sfruttato nel dettaglio le caratteristiche che avevamo. Fratino molto bravo a giostrare in quella zona di campo, io bravo a venire incontro, Lello e Maschera lì a fare botte, e poi Miki e Nick che cercano di ripartire, e ovviamente Pippo che purtroppo si è fatto male, ma ci ha messo tantissima qualità. Non voglio dimenticare Fene, perché probabilmente è il giocatore che ha fatto più la differenza in assoluto tra tutti, perché ha parato tutto quello che poteva parare, quindi siamo stati una grande squadra. E questa è la mia card completa che Xid mi ha generato in seguito alla prestazione della YouTuber League prima partita Derby d'Italia, Juventus Inter. E quindi vi faccio una domanda: secondo voi, alla luce dei dati, alla luce dei video, proprio come si deve fare quando si fanno le pagelle, quale voto mi sono meritato? Perché secondo me il primo tempo l'ho giocato veramente molto male, credo di aver toccato anche pochissimi palloni, l'avete visto nelle clip, non ci sono praticamente mai, ma mi sentivo anche abbastanza fuori luogo anche, se vogliamo. Nel secondo tempo mi sono sentito un po' più dentro la partita, devo dire la verità, giocandola mi sembrava di aver fatto una prestazione decisamente più di livello, così non è stato purtroppo, perché poi riguardandola mi sono reso conto veramente dei miei limiti atletici e anche di una forma fisica che pensavo essere leggermente meglio, ecco, dato che comunque mi sto allenando abbastanza, ma nell'ultimo periodo, devo dire la verità, la dieta l'ho lasciata un po' da parte, la riprenderò per cercare di avere bello tirato al 21 la sfida col Milan. Nel complesso penso di potermi dare una valutazione di 7, che è un po' la media secondo me tra
quello che sono riuscito a fare a livello di gol e assist e soprattutto per il lavoro di raccordo in funzione di Fratino è il brutto, oggettivamente brutto del primo tempo. Ma sono curioso di sapere anche la vostra valutazione e ovviamente sono curioso di sapere i vostri dati, se state già utilizzando Xseed e, come ho già detto prima, il link per acquistare questo prodotto, questo device, questo parastinco di ultima generazione è qui sotto in descrizione. Soccerment, oltre all'analisi delle partite della Juventus, oltre a tutti i dati che possiamo trovare all'interno della loro piattaforma di analytics, ci offre anche la possibilità di essere e diventare noi i protagonisti delle nostre partite e analizzare noi le nostre prestazioni all'interno del campo da gioco. Veramente abbiamo rotto l'ultima barriera rimanente all'interno di YouTube: la valutazione, l'autovalutazione, l'autocritica, l'auto cercare di migliorarsi sempre più e anche un po' la presa in giro, perché non guasta mai, non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Ma Xseed è un prodotto veramente di qualità, prodotto che fa paura, perché guardate qua cosa è riuscito a fare anche su YouTube. La Juve, occhio all'asse, Fratino Toselli che sta funzionando, 1-2 che si chiude, Fratino forte, deviazione, Toselli, 3-2, la Juve è viva! L'avviso del capitano, l'avviso che conta, Luca Toselli alla prima da capitano, Luca senza stampelle ad esultare, l'ho detto che c'era partita.